Ragazzuoli, prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Grazie e buona visione! Come al solito io sono sempre sfigato in queste cose. Buona visione e bella dinosuola, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Cristian177 e siamo qui oggi ragazzi con un video un po' diverso dal solito. Oggi è successa una cosa tragica, molto molto tragica. Ho appena comprato il mio fidget spinner nuovo. Siccome Amazon me lo invia fra 21 giorni, ho deciso di andarlo a comprare dal giornalaio. Dovrebbe essere quello della Shocky Benz, questo qui con tanto di libricino che non ho letto. Comunque, dicevo, vado a recuperare i pezzi perché l'ho sfasciato. Ho fatto il test di velocità, logicamente. Intanto vi invito a lasciare un bel mi piace per il mio supporto, perché sono moralmente a pezzi. Perché pensavo di fare una cosa figa, invece ho fatto una cagata. Praticamente, il mio fidget spinner non funziona. Cioè, non funziona. Guardate, il vostro in genere gira, gira, gira. Il mio, guardate, dura pochissimo. Ora, ho fatto anche i test che ho registrato prima. La mia schermata, guardate, si è già fermata. La mia schermata la vedrete poi dalla webcam, perché questa la utilizzerò appunto per filmare questo. E praticamente ho acquistato appena adesso questo fidget spinner. Però cosa è successo? Ho fatto il test, diceva dai 2 ai 3 minuti. È durato 1 minuto e 20. Già lì ho detto, vabbè. Allora, cosa ho detto? Vado a vedere su YouTube un bel video che mi mostra come velocizzarlo. Sono andato a vedere e c'era scritto di metterlo nell'olio. E io l'ho messo nell'olio. Ora vi faccio vedere com'è andata. Wow! Allora, vediamo insieme quanto dura questo fidget spinner. Siccome appunto da Amazon ci metteva 21 giorni per farmelo arrivare, ho scoperto che, bando alle ciance, ce l'avevano anche in edicola. Ok, come c'è scritto nel video, più o meno dovrebbe durare dagli 2 ai 3 minuti. Però si sta già fermando e quindi dubito fortemente che duri 2 minuti. Infatti è durato 1 minuto e 17, possiamo anche stoppare. Più o meno 1 minuto e 15, 1 minuto e 10. Pensavo di più, sinceramente sono rimasto un po' male, pensavo durasse un pochino di più. Abbiamo detto che dura 1 minuto e 30 o qualcosa del genere, vediamo un pochino YouTube cosa ci dice di bello. Comunque vi farò vedere come rendere questo fidget spinner molto più veloce. Prima di tutto però dovete levare la parte che c'è qui esterna. Questa parte di plastica che serve a proteggere il cuscinetto a sfera che c'è qua dentro. Col pollice lo potrete levare. Questo è quello che fa girare il fidget spinner. Per renderlo molto più veloce, aspetta. Oh, abbiamo levato, ragazzi, l'abbiamo levato. E mo? Prendete una ciotola e metteteci dell'olio. Andiamo a prendere l'olio. Ciao. Vabbè. Prendiamo il cuscinetto a sfera e ce lo mettiamo dentro. Ok, allora seguiamo i suoi consigli, così almeno riusciamo a fare tutto con calma. Quindi facciamo anche molto tranquillamente questo steps. Basta, ok. Che schifo. Non credo sia stata una buonissima idea, però proviamo ragazzi. Così, zac. Ok, riagganciamo tutto e facciamo, vediamo se è cambiato un pochino. Ok ragazzi, allora abbiamo fatto tutto il procedimento e ora vediamo di quanto si è velocizzato il nostro fidget spinner. Speriamo che vada sopra i 5 minuti, anche perché altrimenti è stato abbastanza inutile. Azzeriamo qui, ricordiamo che prima ha fatto 1 minuto e 17 e gli diamo un colpetto. Facciamo partire prima. Ok, vediamo un po' come va il nostro amichetto. Ok ragazzi, abbiamo fatto tutto il procedimento, vediamo se funziona. Dovrebbe andare tutto bene. Ok.
Ragazzi, come avete visto, il mio fidget spinner non funziona più. Non so perché, ma io ho messo l'olio, giuro. È olio, non è catrame. Cioè, guardate anche qua. Era olio. Comunque, ragazzuoli, fatemi sapere nei commenti se vi è successo anche voi, se avete provato a velocizzarlo, se da voi ha funzionato, perché da me no. Proverò dopo a sciacquarlo e speriamo che rifunzioni, anche perché l'ho comprato 10 minuti fa e si è già rotto. Non è giusto. E quindi, ragazzuoli, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi lascio un like, un commento, iscrivetevi se non l'avete fatto, mi raccomando, passate sul canale Telegram che troverete naturalmente in descrizione. Sono uscite le nuove magliette del canale, che troverete anche quelle in descrizione. Io vi ringrazio tantissimo, lasciatemi appunto un commento dove mi dite se vi è mai successo qualcosa del genere, se vi si è scassato anche voi o se il vostro funziona, perché magari sono solo io sfigato così. E quindi vi ringrazio tantissimo e noi ci becchiamo nel prossimo video. Wow!